c'è sulla stampa, caro avvocato Rienzi, ci aiuti un po' a capire. Sì. C'è un decalogo che devono firmare quelli che si candidano per il comune di Roma del Movimento 5 Stelle. E questo decalogo prevede, che ne so, alcuni punti del tipo: tutto lo staff della comunicazione verrà scelto dopo che verrà approvato da Grillo e Casaleggio, i garanti del 5 Stelle. Oppure, sanzioni, il sindaco, ciascun assessore o consigliere assumono l'incarico etico di dimettersi qualora sia ritenuto inadempiente al presente codice con decisione assunta da Beppe Grillo o Gianroberto Casaleggio o dagli iscritti mediante consultazione online. Ma è un decalogo nullo. È una scrittura perché, privata. Essendo, sì, loro sì, ma essendo il mandato dato da chi va a votare l'elezione e chi viene eletto non è tenuto a osservarlo. Interessante. No, cioè, naturalmente potrà essere escluso, espulso, ma non può essere espulso. Ma c'è anche 150.000 euro di multa, c'è questo. Sì, vabbè, ma sono inesigibili. Affidiamolo subito all'avvocato Rienzi, un accordo del genere. Pensa pagare con i soldi del Monopoli, ce lo conferma l'avvocato. Lui, Rienzi dice: ci penso io a quello del Movimento 5 Stelle. Su questa cosa delle elezioni, insomma, io volevo dire una cosa, ma la gente è stufa di sentire ste liti, caos. A Milano vince uno che ha rifiutato di dire i soldi di Expo raccolti per il Nepal dove erano stati impiegati. Pensate a che livello di trasparenza sta Sala. Poi dopo lo scandalo sul giornale l'ha detto, ma prima c'è scritto no, non lo voglio dire. A Roma c'è un tal caos che nessuno parla della spazzatura, delle buche di Affittopoli, nessuno di questi candidati, nessuno. Allora io sto ricevendo molte pressioni per candidarmi io, pensa un po'. Attenzione, Federico, abbiamo una notizia finalmente. Avvocato, stiamo valutando. Sì, stiamo valutando, parla come il mago Telma. Sarebbe una candidatura di associazione. Non allora, avvocato, io non so come andrà a finire, non lo so. Però, se andrà a finire come pensiamo noi, si ricordi di un paio di strapuntini per Federico Novella e per me. Va bene, vi metto assessore alla comunicazione, l'altro che facciamo? Milan anche all'anagrafe va bene. Io all'anagrafe va benissimo. Io pur di avere una poltroncina, se possibile. No, lo facciamo tutto in trasparenza, firmo tutte le penali del caso. Sì, se accettate il programma, che non sarà un programma tanto a favore dei cittadini, ma a favore della città. Assessorato alla radio e alla TV. Assessorato alla radio e alla TV, facciamo qualcosa di innovativo. Promesso, comincio a fare il mercato dei voti. No, ma adesso no, a parte gli scherzi, Rienzi, veramente forse si candida? Ma c'ho moltissime pressioni in questa direzione, ma vediamo la gente che dice, qual è il problema. Certo, io quello che lascia, che ci arriva in queste centinaia e centinaia di medici, ma scusate, non abbiamo capito che cosa vuole fare per Roma Giachetti, cosa vuole fare Morassutto, cosa vuole fare Marchini, invece Rienzi che vuol fare? No, Rienzi ancora non ha detto niente, però le cose da fare le so, cioè uno, per evitare che la città muoia, bisogna far pagare come a Londra le macchine che entrano in città e questo sarà molto poco gradito. Cari romani, so che vi affrettate già a votarlo, tutti quelli. Quindi non voteranno, vabbè, vuol dire che vogliono far morire la città. Secondo me in un anno o due anni, con un gruppo di persone incazzate che vogliono mordere, non si devono guadagnare una rielezione, perché questo è il punto. Si possono fare 5 o 6 cose che rendono vivibile questa città. Vedremo. Vedremo.